Rimaniamo in sottofondo i Gorillaz con Kids with Guns, perché abbiamo al telefono il nostro primo ospite, Fabio Marino di Marotta e Cafiero Edizioni. Buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti, buongiorno anche agli ascoltatori della vostra trasmissione. Grazie, grazie mille Fabio, come stai? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene, fortunatamente siamo operativi, siamo all'opera perché purtroppo una casa editrice comunque deve comunque portare avanti i suoi programmi editoriali. Beh, purtroppo, è una cosa bella, anzi, tante cose belle sono successe, ovviamente legate al vostro impegno, questo penso sia abbastanza ovvio. Allora, intanto ti chiederei di raccontarci un pochino che cos'è Marotta e Cafiero, in tutte le sue accezioni, perché insomma non si può parlare solo di una casa editrice nel vostro caso. Sì, diciamo che però non vorrei proprio per non annoiare i nostri ascoltatori dalle notizie, diciamo, risalenti al secolo scorso. No, no, certo. Perché comunque la nostra casa editrice, se vogliamo, nel bene o nel male, nasce comunque negli anni 60. Quindi, diciamo, tutta questa gestione da parte della famiglia Marotta, diciamo, in questo caso la lascerei un attimo da parte. Ok. Entrerei subito nel dettaglio quando, appunto, Rosario... viene data appunto da Tommaso Marotta e da sua moglie, diciamo, questa casa editrice. Lui la sposta da Posillipo a Scampia, perché c'è comunque un fatto, diciamo, proprio cruciale nella storia di questo intreccio che diciamo, è causato dal libro Al di là della neve, che è un libro che appunto uscì nei primi anni del 2000, quando appunto qui stava la mitica guerra delle bande dei camorristi di Scampia. E comunque diciamo, in questo scontro a fuoco perse la vita proprio il cugino di Rosario. E quindi diciamo, con questo pretesto lui voleva appunto narrare le storie del quartiere, cioè pensava appunto un modo per andare proprio al di là della droga e al di là dei problemi legati alla lotta per il possesso di questo quartiere. Poi diciamo che la famiglia Marotta aveva questa intenzione di voler andare all'estero, di andare in pensione, e quindi vide proprio in questo giovane ragazzo, diciamo, una persona capace di portare comunque l'attività avanti della loro famiglia. Certo. Quindi lui porta appunto questa casa editrice la sposta da Posillipo a Scampia. Nessuno ci credeva in questa scommessa. Che comunque sappiamo bene che Posillipo è uno un quartiere molto fashion, un quartiere ben visto in tutta la città, quindi portarlo in un quartiere come quello di Scampia, che per un certo tipo di formazione mainstream è la terra di Gomorra, è la terra dei camorristi, quindi diciamo era quasi un azzardo. Un azzardo che però alla fine è andato in sé tutto, perché la casa dice nel bene o nel male funziona da oltre 10 anni, infatti in questi 10 anni abbiamo pubblicato più di 100 libri. E siamo passati, diciamo, da raccontare le storie, diciamo, della nostra realtà locale, metropolitana, a, diciamo, a stampare libri di narrativa civile straniera. Questo, diciamo, è un riassunto proprio molto breve che posso fare per i nostri telespettatori. Sì, no, va benissimo, assolutamente. Tra l'altro ti volevo dire che noi abbiamo uno spazio, diciamo, dedicato alle librerie indipendenti e abbiamo sempre grandi complimenti per voi da parte dei librai e le libraie di tutta Italia, perché evidentemente, insomma, fate un tipo di lavoro, a parte dalla Valenza civile, soprattutto anche dalla valenza, dalla qualità, ecco, alta, diciamo, sicuramente. Sì, diciamo che come qualsiasi azienda che oltre, diciamo, ad avere un supporto, diciamo, economico, perché comunque per portare avanti un'entità, diciamo, anche abbastanza forte nell'arco di 10 anni occorrono dei capitali. Certo. Però diciamo che negli ultimi tempi, diciamo, il lavoro, diciamo, è potuto progredire anche alla qualità del nostro personale. Certo, certo. In particolar modo del nostro capo editore Maurizio Vicedomini e del nostro amministratore Marco Lorenzo Baruzzo.
A questo proposito arriviamo, insomma, a quello che è successo negli ultimi mesi, che vi ha, penso, un po' scombussolati, no? E vi ha portato anche ad arrivare in dei punti dove non eravate ancora arrivati, evidentemente, che è la pubblicazione di questo piccolo saggio di Stephen King, che si intitola Guns contro le armi, che appunto vi siete accaparrati come editori italiani, e questa, diciamo, che non so se magari le persone si intendono di campo editoriale, però è una cosa enorme, perché insomma i gruppi editoriali grossi tendono veramente a allungare le mani su tutto. Diciamo che purtroppo gli editori grossi, proprio in virtù della loro posizione editoriale, ma dei soldi, la loro peso economico, esatto, come dire, certo, un attimo possono accaparrarsi i migliori autori di, certo, questo mondo. Raccontaci un po' com'è andata questa cosa, tu guarda, l'hai vissuta in qualche modo? Fatto che, diciamo, la nostra avventura dal punto di vista editoriale è nata con Al di là della neve, sì, perché, diciamo, tutto è nato negli anni di questa guerra tra clan rivali, sì, e diciamo a noi faceva piacere il fatto che un libro che era appunto contro le armi venisse pubblicato proprio nella nostra terra, ci desse proprio quel valore aggiuntivo che magari in altre parti non poteva realizzarsi. Mm-hmm. Ed è per questo che noi abbiamo contattato l'agente italiano di King, che è Santa Chiara, sì? Non mi rimane adesso. Sì, 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 no, è un agente famoso, insomma. Infatti ma ho chiesto lui l'aiuto da parte del pubblico, perché non... Dalla regia. Esatto. Ok. E quindi, niente, le abbiamo raccontato la nostra storia, che lui sicuramente l'ha riferita all'autore, e l'autore, diciamo, forse è stato colpito dalla nostra realtà, e poiché questo libro era disponibile solo in edizione inglese, mm-hmm, o per lo più magari solo in ebook, ci aveva dato, diciamo, il suo placet per la pubblicazione. Ok. E come è andata quando avete ricevuto questa notizia? Che cosa è successo là dentro, mi immagino? Beh, chiaro che nei primi momenti siamo lasciati un po' andare, nel senso che abbiamo festeggiato un poco, però ci siamo resi conto che comunque dovevamo dare alla luce un prodotto che soddisfasse tutte le aspettative. Certo. Sia da parte dei consumatori, ma soprattutto da parte dell'autore. Certo. E lui è stato contento poi, ovviamente sempre tramite agenzie, perché insomma funziona, sì, così. Sì, lui è stato abbastanza soddisfatto del risultato. Bene. Se comunque per valutare meglio questa situazione dovremmo attendere, diciamo, almeno la fine dell'anno, certo, solare, perché comunque, certo, come ogni prodotto che si rispetti, c'è un suo ciclo di vita. Certo. E quindi, diciamo, il ragionamento finale dovremmo attendere appunto quando il prodotto, diciamo, ad esaurito il suo ciclo di vita, come dicevo, certo, prima. Devo dire che, insomma, ora, a parte il saggio in sé, che sicuramente è estremamente interessante, perché appunto lo dicevo anche prima, King ha una voce particolare anche su questa vicenda, avete fatto secondo me un bel lavoro anche dal punto di vista estetico, inserendo dei formati diversi, anche i colori. Diciamo, questa è la nostra mission, se okay, posso un attimo, sì, interrompere. Perché appunto, diciamo che nel bene o nel male il prodotto editoriale non è stato, diciamo, toccato negli ultimi decenni, mm-hmm, da quando, diciamo, è nato forse il Codex. Mm-hmm. Diciamo, siamo stati noi a interrogarci sul fatto come poteva aggiornare questo prodotto editoriale. Certo. Infatti per questo noi abbiamo tentato, che ne so, di rompere la gabbia del testo. Mm-hmm. Abbiamo aggiunto altre cose, tipo i codici QR, dove è possibile accedere a un altro tipo di informazione, sia tramite podcast oppure con una colonna sonora. Mm-hmm. Proprio per fare in modo che il libro cartaceo acquistasse quasi una seconda vita. Certo, una tridimensionalità ulteriore, una nuova dimensione. Poi ci sono altri nostri libri particolari, impaginati per esempio in un modo, diciamo, alternativo. Penso per esempio a Carla Marcos Show, che è stato impaginato, ripeto, dal nostro capo editor Maurizio Vicedomini, come, mm-hmm, se fosse una serie TV. Ah, bello, bello.
E quindi insomma andate a guardare il catalogo di Marotta e Cafiero, parlo agli ascoltatori, hanno insomma il sito, c'è tutto, trovate tutto quanto, insomma andate a guardare perché è giusto che i lettori conoscano varie realtà. Ecco, questa è una cosa importante che purtroppo a volte è un po' complesso, ma secondo me si può fare. Grazie mille Fabio Marino, Marotta e Cafiero Editori, grazie per essere stato con noi, davvero. A voi. Buona giornata. Alla prossima. Allora. Sì, grazie Fabio, ciao.